Per quanto possa voler bene a R41, ho deciso di utilizzare il Progress 500 perché in realtà mi sono accorto di avere una sola lametta FATIP avanzata tra quelle che mi ha regalato Antonio. E quindi, per quanto possa voler bene appunto ad R41, ma preferisco utilizzare un rasoio che posso decidere io quanto essere incisivo. E allora su barba di 3 giorni lo setto a 3 e vediamo un po' come va. Avevo detto che avrei provato a riutilizzare la lametta in altri contesti, forse col FATIP retro non è andata bene. Certo che sarebbe bizzarro, no? Se la lametta FATIP non andasse bene sul FATIP. Certo, sempre per quanto mi riguarda, attenzione. Facciamo sempre un bel distinguo perché è giusto che sia così. Un sapore che provo per la prima volta e di cui poi nel caso vi parlerò. Sapore in prestito, speriamo di comprenderlo al primo colpo. Certo, per una prova così avrei dovuto usare qualcosa che già conosco, ma no. Martedì sera, quasi mezzanotte, 23:25.
Ora la regolazione scende a 1,5, come quando facevo la barba ogni giorno. Ok.
Allora, questa prova andava raccontata così, proprio nella normalità di una rasatura senza distrazione, no? Nel silenzio, della concentrazione. Concentrazione nel momento, nel godersi il momento, godersi il momento senza preoccuparsi di intrattenere. Spero che siate rimasti, nel frattempo non ve ne siete andati. Allora, naturalmente la mente si è comportata in maniera completamente diversa. BBS tattile e non l'ho dovuta cambiare. Quindi evidentemente proprio con il rasoio che va compresa, quindi molto probabilmente la combinazione non è per me. Rasoio alla metta non è per me. Bizzarro, ma ci sta. Bizzarro perché portano la stessa marca, ma semplicemente se le lamette fossero state prodotte da Fatip, allora mi sarei risentito, ma non sono fatte da Fatip, sono inscatolate con la scatolina Fatip. Per il resto, BBS tattile, lo ripeto. Qua sotto, vabbè, io non avrei potuto, sentite, avrei potuto insistere, ma poi qui sotto mi faccio male, quindi lasciamo stare. Poi adesso non si portano sciarpe, non si portano, quindi il collo può essere anche un po' rasposo, che non mi cambia nulla. Dopo barba. Scelto il rasoio con cui mi trovo più in confidenza, nonostante la tentazione di utilizzare R41 sia stata forte, però ho preferito il regolabile, ho preferito il Progress con cui ho altrettanta confidenza, che ritengo un rasoio istintivo per quanto mi riguarda, dall'esperienza istintiva, e che ha saputo valorizzare bene la lametta Fatip. Quindi video piuttosto breve per i miei standard, non ho neanche aperto il negozio qui, non ho neanche girato l'insegna. Vi saluto, l'appuntamento è alla prossima. Ciao da Manuel e da Mirabilità.